discorso di sviluppo sostenibile, quindi che entra nel discorso della conservazione della terra. Quindi infatti quando noi parliamo di sviluppo sostenibile dobbiamo pensare a mantenere quelle che sono le risorse non solo per noi e per i nostri figli, ma per tutte le generazioni future. In questo ambito uno dei problemi più grossi che si sta generando, che si sta creando, sono il riscaldamento del pianeta. E il riscaldamento del pianeta sta creando tutta una serie di problematiche che vediamo anche con diciamo fenomeni atmosferici anche piuttosto intensi e molto diversi da quelli che conoscevamo, che storicamente sono stati diciamo nel nostro DNA. Qualche settimana fa è stato pubblicato dalla IPCC uno studio per il 2014 del cambio climatico che è stato registrato negli ultimi anni. Ora, il titolo di questa relazione è la riduzione del consumo di carbonio nei processi industriali, intendendo per processi industriali sia i processi di fabbricazione, ma sia e soprattutto il problema della creazione dell'energia, quindi intendendo come processo industriale anche la generazione dell'energia elettrica o di qualunque altra fonte. E quindi praticamente quello, l'allarme che è stato lanciato, se ne è parlato anche in televisione nell'ultima settimana, è proprio questo. Sembra che in questo periodo siano stati registrati il picco di anidride carbonica degli ultimi 800.000 anni. Ora, l'anidride carbonica è uno di quei famigerati gas serra che creano e sostengono il riscaldamento globale del pianeta. Ora, quali sono, intanto, qual è la panoramica che è stata pubblicata sempre su questa pubblicazione della IPCC? Si vede come l'incremento di temperatura maggiore si sia avuto nei paesi in via di sviluppo. Ora, Brasile e Cina sono, tra virgolette, quelli che hanno subito il maggiore incremento di anidride carbonica e sono in particolare appunto i paesi emergenti. Allora, questo effetto serra come si crea? Allora, che cos'è l'effetto serra? L'effetto serra in pratica è la capacità dei gas di trattenere all'interno dell'atmosfera le radiazioni che ci arrivano dal Sole. Quindi in definitiva, quindi non è un vero e proprio riscaldamento interno, non è il fuoco che accendiamo che scalda la Terra, ma è solo semplicemente il Sole, il fuoco eterno, che ci invia tutta la sua energia, e se questa qui non può essere rimandata indietro, chiaramente tutto il sistema se ne risente. Ora, questa illustrazione fa vedere bene, diciamo, quello che è il concetto del gas serra. Quindi in definitiva arriva dal Sole una certa quantità di energia, questa viene in parte riflessa dall'atmosfera, quindi non entra nel bilancio, parte entra diciamo nel sistema terra sistema e in parte questa qui viene comunque restituita, ma se si va a vedere il bilancio globale c'è circa un 1%, un fattore 1 diciamo, che rimane intrappolato nei gas serra. Quindi il gas serra di fatto è un accumulatore di energia. Quindi questo gas, se io accumulo energia, questa energia si trasforma in calore. Quindi noi ci troveremo a riscaldare continuamente la Terra. Ora è chiaro che ci sono tutta una serie di misure, tutta una serie di valutazioni su questi effetti che qui adesso non entriamo nel tema, però quello che è importante sapere è che nel bilancio tra l'energia entrante
dal Sole e l'energia uscente, quindi verso lo spazio, c'è comunque un 1% di energia che rimane all'interno di questo, del sistema Terra, contribuendo al suo riscaldamento. Quali sono i gas serra? Quindi appunto sono chiamati gas serra quei gas che sono presenti, quindi sono dei gas naturali che sono presenti nell'atmosfera, sono trasparenti quindi alla radiazione solare, consentono, non riflettono la radiazione solare, quindi la fanno passare e dopodiché...